Dai, tantissimi compiti. Un po' di silenzio, per favore. Una passeggiata per aria. Radunate tutte le verifiche fatte ultimamente, perché verrò a casa vostra per parlarne con i vostri genitori. Ma che cosa ho fatto di male? Questa sì che è una tragedia. Sono in un mare di guai. Il maestro verrà a casa a parlare con i miei dei voti presi nelle ultime verifiche. Se non ricordo male, ho preso 0 in matematica, 4 in scienze, forse 5 più in lingua. Il resto è meglio dimenticarlo. Oh, povero me, adesso che cosa faccio? Di sicuro devo far sparire tutte le verifiche dalla mia stanza. Ah, ciao, Nobita. Dove vai così di corsa? Che cosa ti succede? Molto probabilmente sta andando a casa per bruciare tutte le verifiche. Devono essere vergognose. Ehi, tu, falla finita. Non sono affari tuoi, hai capito? Oh, poveretto, mi dispiace. Pensa che io invece ho preso la sufficienza in tutti i compiti questo quadrimestre. Ah, sì, sono molto contento per te, anche se vorrei sapere quanto hai pagato il maestro. Che cosa stai insinuando? Nobita, questa è una cosa terribile. Te ne rendi conto? Sì, ma non c'è altra spiegazione, è l'unico modo che ha per prendere una sufficienza. Continui a insistere, hai proprio voglia di prenderla, eh? No, aspetta, io... Te le do! Ah! Ah! Aiuto! Ah! Ben ti sta, così impari a dire certe cose sul mio conto, brutto bugiardello. Ciao, Nobita, come mai ti massaggi il di dietro in quel modo? Ecco, beh, mi rilassa. Oh no! Aspetta, Nobita! Ciao! Speravo che arrivassi, dovresti correre dal fabbro con urgenza. Devo andare dal fabbro? Che cosa è successo? E chissà dove ha perso le chiavi di casa. A quanto pare la mancanza di attenzione è un difetto che hai preso da tua mamma, eh? Senti, questo non mi sembra il momento di scherzare. Devo pensare a risolvere il problema delle verifiche, anche in fretta. Beh, è inutile che ti agiti in questo modo. Tanto non puoi entrare finché non apriranno la porta. Purtroppo è vero, sono bloccato fuori. Ah, cavoli, adesso che cosa faccio? Forse io lo so. Su, parla, ti è venuta un'idea? Esatto, direi proprio di sì. Credo di avere qualcosa che fa al caso tuo. Piattaforma elevatrice! Oh, come funziona questo ciuschi? Dai, sali e lo vedrai. Spostiamo il regolatore sul secondo piano e via! Aiuto, che succede? È arrivato a destinazione, signori! Come è arrivato? La mia camera è molto lontana! Attento, Doraemon! Tranquillo, se vuoi puoi scendere. Vedi, quando sale, il ciuschi crea un pavimento invisibile tutto intorno a te. Oh, non ci posso credere. Ma sei sicuro? Sai, la cosa mi spaventa un po'. Ehi, funziona! Che bello! Dai, seguimi! Sì! Evviva, siamo in camera! Ma dove ho messo le verifiche? Ah, eccole qua! La mamma non deve trovarle. Dimmi un po', si estende tanto il pavimento creato dalla piattaforma? Sì. Vuoi dire che potrei anche andarmene in giro per la città camminando sempre per aria? Certo, è una cosa possibilissima. Evviva, urrà! Potersi muovere sospesi nel nulla è davvero molto divertente. A proposito, che cosa ne dici di andare a trovare Shizuka? Uffa, il maestro è in ritardo. Speriamo si sbrighi ad arrivare così esco. Ehi, Suneo, come va? Perché non esci da quella camera e vai a giocare in giardino? Oh cavoli, ho le traveggole! No, no, ci vedi bene! Scommetto che c'è un trucco dietro! Prima avrei dovuto chiedere! Cosa? Non è possibile! Che cosa state facendo voi due? Come fate a camminare per aria? Grandioso, vero? È tutto merito di un ciuschi di Doraemon che crea un pavimento invisibile. Ehi, deve essere molto divertente. Posso venire anch'io con voi? No, no, aspetta un momento. Devi prima scendere in giardino. E perché? Devi salire sull'apposita piattaforma elevatrice. D'accordo, allora vado di sotto. E adesso come procedi? Prima di tutto devo far venire qui la piattaforma. Eccola che arriva! Prego, adesso sali pure. Che bello, e posso stare in giro quanto voglio, il maestro è già passato. Oh mamma, me ne ero completamente dimenticato, devo correre a casa. Oh, c'è ancora tempo, mentre era qui ha detto che ti avrebbe tenuto per ultimo. Lo immaginavo, il maestro va sempre prima da quelli con i voti più alti e tiene per ultimi i peggiori come me. Coraggio, non ti devi abbattere, senti, ti andrebbe di provare a salire al terzo piano. Eccoci arrivati a destinazione! Oh, mamma mia, non credo ai miei occhi!
Ti piace, vero? Puoi camminare dove vuoi. Dai, vieni. Sei sicuro che non cadrò? Ma sì, fidati di me. Ehi, lo sai, è una sensazione strana poter camminare sollevati da terra in questo modo. Per un momento ho temuto di cadere di sotto e mi hai preso un colpo. Non ti sei fatto male, vero? No, va tutto bene, grazie. Forza, guardateli, sono rimasti di stucco. Evita, vogliamo venire anche noi due lassù. Scordatevelo, ci manca soltanto questa. Ehi, come mai non siete a casa ad aspettare il maestro? È semplice, perché da noi è già passato. Al contrario di te, noi prendiamo dei bei voti. Uffa, ancora con questa storia. Allora, ti vuoi dare una mossa o no? Che cosa devo fare? Se vuoi il mio parere, direi di farli salire per un attimo. Ma sei proprio sicura di volerlo? D'accordo, comincio a chiamare la piattaforma elevatrice. Portate anche noi! Ma certo, c'è spazio per tutti! Forza ragazzi, saltate a bordo! Siete arrivati, signori, potete scendere! Ma non cadiamo? Quante storie per niente! Da sotto sembrava che fosse molto più impressionante! Hai ragione, non è poi un granché qui, saliamo ancora! Giusto, mi sembra un'ottima idea, bravo! No, cosa volete fare voi due? Dai, coraggio, gira quel regolatore sul massimo. Agli ordini. No, non fatelo! Che razza di mascalzoni, non ci si può mai fidare di quei due. Guarda, siamo finiti in mezzo alle nuvole. Caspita, questa sì che è un'altezza che mette i brividi. Che cos'è questo rumore? Non lo so, che cosa potrebbe esserci così in alto? Oh no, è un aereo! Ragazzi, ci è mancato veramente poco. Mia! È bellissimo giocare a palla tra le nuvole. Almeno non rischiamo di rompere finestre. E le macchine non possono investirci. E l'aria non è inquinata come a terra. Siamo fortunati. Puoi dirlo forte, siete pronti? Tiro! Ci picchia, stare quassù è una pacchia. Come vorrei che fosse così bello anche a casa. Mancato! Presa! Caspiterina, sentite com'è tardi? Devo fare ancora una commissione per la mamma e se non mi sbrigo a tornare a casa, quella mi riempie di botte. Però non è giusto. Proprio adesso che toccava a me dare i pugni. Non potremmo fare ancora una volta, poi andiamo. Smettila di fare tante storie e aiutami a ritrovare la piattaforma. Oh no, è sparita in mezzo a tutte queste nuvole. Adesso cosa facciamo? Qualcuno ci aiuti! Siamo bloccati quassù! Salvaci, Doraemon! Ma che cosa hanno da urlare tanto? Uffa, si cacciano sempre nei guai e ogni volta tocca a me andare a soccorrerli. Su, venite, pasticcioni, la piattaforma è qui. Oh, che bellezza! Ci hai salvato la vita! Pensavo che non saremmo più tornati a casa, ero disperata! Grazie per essere venuto ad aiutarci, sei un amico! Sono talmente disperati e così gentili che non me la sento di sgridarli. Allora ci vediamo domani! Sì, e grazie ancora, mi sono divertita un mondo! Mi fa piacere e se vuoi magari lo rifacciamo! Quando volete, ciao ciao ragazzi! Buona serata, ciao! È stato un bel pomeriggio. Sì, è vero. Ah, guarda, c'è papà. Presto, raggiungiamolo. Ciao, papà, come stai? Ciao, Nobita, ciao, Doraemon. Cosa state facendo? Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Sto camminando sfiorando i tetti delle case. Bello, vero? Ed è anche comodo. Si evita il traffico e la gente che torna a casa. Magari potessi farlo tutti i giorni per andare e tornare dall'ufficio. Ci impiegherei la metà. Entrare dalla finestra della camera mi fa tornare ragazzino, lo facevo sempre. Uffa, ho una fame da lupo, ma quando si mangia stasera? Anch'io sono affamato, non capisco come mai la mamma non sia ancora in cucina, ormai è molto tardi. Oh no, forse io so dov'è. Già, temo di saperlo anch'io. Come mai Nobita ci mette tanto tempo a tornare? Qualcosa l'avrà trattenuto, stia tranquillo, vedrà che arriverà a momenti, ne sono certa. Ma questa è la verifica di Nobita! Quel piccolo delinquente, ma questa me la paga! Forse ho capito perché non torna! No, deve esserci una spiegazione! Aspetta che riesca a metterti le mani addosso, vedrai!
Dai, apri quella porta, ma forse è meglio se prima togli le verifiche dallo zaino. Sì, è vero, ma dove sono? Sono sparite! Oh no, sono sparite! Cosa faccio adesso? Che cosa? La porta è aperta e tu sei qui? Ti dispiace spiegarmi da dove salta fuori questa verifica? Perché non me l'hai fatta vedere? Voglio sapere tutta la verità, capito? Hai forse tenuto nascosto i voti delle ultime verifiche alla mamma? No, veramente, io non è che... Sta bene attento a non inventarti un'altra frottola! Oh, si salvi chi può! Nobita! Fermati, Nobita! Ma perché finisce sempre così? Perché, caro amico mio, sei sempre tu quello che si caccia nei guai!